Buongiorno signora, sono Giacomo Watt, grande esperto di energia. Sono venuto a farle risparmiare $1 milione proponendole la bolletta più leggera del West. Come? Lei non sa chi sono io. Le ho detto che sono esperto. Questo le basti, o no? E no, caro Giacomo, questo non ci basta. Non è che basta avere un sorriso rassicurante, una bella presenza per presentarsi a casa di ognuno di noi e magari chiedere documenti d'identità oppure accedere a dati sensibili per poter poi arrivare a effettuare quelle che normalmente vengono chiamate come verifiche del contatore. No, non ci basta avere questi elementi per poter far entrare chiunque all'interno delle nostre abitazioni. Innanzitutto dobbiamo verificare, uno, è fondamentale, che vi sia un tesserino di riconoscimento. Ovviamente il tesserino deve essere valido e rilasciato effettivamente da un operatore di energia che sta delegando questa persona a effettuare una vera e propria attività di vendita. Quando non siamo sicuri, prendiamo tempo, aspettiamo e controlliamo. Magari controlliamo attraverso i canali istituzionali, quelli dello stesso operatore oppure quelli dell'autorità per l'energia elettrica, le reti e il gas, l'ARERA. O se ci sentiamo più rassicurati possiamo anche rivolgerci a un'associazione consumatori come Consumerismo, e nel caso in cui siamo soggetti a truffe la prima cosa da fare è rivolgersi al commissariato della polizia postale www.commissariatops.it. Questo è uno dei modi in cui tutti insieme possiamo dire stop alle truffe.